Sindaco, un'importante manifestazione questa dei Madonnari che orgoglisce tutti noi torinovesi, anche me che sono di Torino. Ecco, sentire gente che abbiamo intervistato prima da Cosenza, da Crotone, da tutte le parti d'Italia, possiamo dire, oggi accorsi qui a Torinova. Questa è veramente una grande soddisfazione per un sindaco, per una comunità intera, di quello che sta succedendo oggi. Al quarto anno, io prima di tutto però passo a ringraziare gli amici del palco, il presidente, per questo lavoro che fanno. Noi come amministrazione siamo al loro fianco, siamo stati al loro fianco, quest'anno l'abbiamo sostenuti anche economicamente per quello che abbiamo potuto, però voglio dire, il fatto di veramente dare un nuovo volto a questa città, e questo è il fatto di riuscire a fare rete con le associazioni, riuscire a portare questo patrimonio lungo le strade della comunità, dimostra comunque che è una città che sta crescendo in modo molto veloce e molto bello. Quindi oggi orgoglioso di essere torinovese? Certo, io sono sempre orgoglioso di essere torinovese e per questo ho scelto di candidarmi a sindaco. Oggi sono sindaco e quindi ancora di più orgoglioso di essere torinovese. Sindaco, un'importante manifestazione questa dei Madonnari che orgoglisce tutti noi torinovesi, anche me che sono di Torino. Ecco, sentire gente che abbiamo intervistato prima da Cosenza, da Crotone, da tutte le parti d'Italia, possiamo dire, oggi accorsi qui a Torinova. Questa è veramente una grande soddisfazione per un sindaco, per una comunità intera, di quello che sta succedendo oggi. Al quarto anno, io prima di tutto però passo a ringraziare gli amici del palco, il presidente, per questo lavoro che fanno. Noi come amministrazione siamo al loro fianco, siamo stati al loro fianco, quest'anno l'abbiamo sostenuti anche economicamente per quello che abbiamo potuto, però voglio dire, il fatto di veramente dare un nuovo volto a questa città, e questo è il fatto di riuscire a fare rete con le associazioni, riuscire a portare questo patrimonio lungo le strade della comunità, dimostra comunque che è una città che sta crescendo in modo molto veloce e molto bello. Quindi oggi orgoglioso di essere torinovese? Certo, io sono sempre orgoglioso di essere torinovese e per questo ho scelto di candidarmi a sindaco. Oggi sono sindaco e quindi ancora di più orgoglioso di essere torinovese. Onorevole Pedà, anche lei qui a manifestare a questa manifestazione così importante dei Madonnari. Sì, abbiamo aderito volentieri all'invito del comitato organizzativo. Sono delle manifestazioni importanti sia che coniugano il momento culturale col momento così economico produttivo. Questa è una bella festa, c'è tanta gente, dà l'opportunità anche a chi vive il territorio di fare una passeggiata, di poter apprezzare le opere, magari di poter consumare e quindi spendere a Torinova. È un'iniziativa lodevole, l'ho detto prima, Torinova si sta dimostrando da questo punto di vista un'eccellenza. Dimentichiamo l'infiorata della Prologo, che è un'altra iniziativa che ormai è diventata di carattere nazionale. Io credo che ci sono i presupposti così per rianimare un po' il territorio che economicamente attualmente è molto debole. Grazie onorevole, anche una battuta con l'onorevole Angela Napoli, le Torinovese Doc, questa la Torinova positiva, la Torinova bella, la Torinova d'arte. La Torinova che vorremmo tutti i cittadini che ci abitiamo, la Torinova, la pagina che merita Torinova, perché Torinova è questa, non è quella negativa che tende sempre ad emergere. Oggi veramente, oggi queste tre giornate sono una cosa stupenda. Io ho visitato già una parte di lavori e mi sono anche emozionata di fronte ad alcuni lavori, perché vedo con quale passione i Madonnari espletano la loro arte e ci stanno inorgogliendo la città di Torinova, quindi davvero bello, davvero. Già questo è il quarto concorso, siamo partiti con 25 Madonnari, che era già una novità assoluta, visto il giovane concorso, il neonato concorso. Oggi possiamo dire che abbiamo raddoppiato quel numero, rientra in quel famoso progetto, perché abbiamo detto non è un evento ma sarà un progetto, per cui questo progetto oggi possiamo dire che sta maturando e sta prendendo corpo sempre di più. Abbiamo la presenza di rappresentanti di Nocera, di Mantova, questo a noi ci inorgoglisce, perché questo gemellaggio è fondamentale per un futuro più
più radioso dal punto di vista culturale ed architettonico, in quanto non dobbiamo perdere di vista il territorio. Questo identifica il territorio, identifica Taurianova, può identificare la Calabria, quindi possiamo dire che la regione Calabria potrebbe istituire la giornata del Madonnaro a Taurianova, certamente nel nostro concorso, e quindi dare il giusto merito agli artisti che sono veramente splendidi, hanno fatto un sacco di chilometri per venire a Taurianova. Come mai preferire Taurianova? Come mai venire in questo nostro territorio dal Messico, dall'Argentina, dall'Europa, diciamo, in generale, e dall'Italia, da tutta Italia? Abbiamo anche l'orgoglio di un Madonnaro calabrese, che è di Rosarno, la Ambra Miglioranzi, la voglio ricordare come orgoglio nostro perché ci appartiene come territorio, però ricordo pure quelli che vengono da Monterrey, Messico, che sono veramente una grande, stanno facendo grande opere, e li ringrazio tutti. E presente l'altro orgoglio è quei bambini, là, quei 60 sì. bambini là che già sono da piccolini e imparano quell'arte. Quello è il seme, vedi Graziano, il seme della nostra attività. Noi speriamo che quello che stiamo mettendo oggi sul territorio, tra qualche anno sarà poi il nuovo Madonnaro, ma più che il Madonnaro, il senso dell'arte, della cultura. I bambini debbono avere questo per poter crescere bene. Noi vogliamo dare il giusto esempio, abbiamo i capelli bianchi, cerchiamo di dire a loro: vedete cosa bisogna fare per crescere bene nei nostri territori, amare l'arte, amare la cultura e vivere insieme il senso sociale, che per noi è senso umano, è fondamentale in tutti questi rapporti, in questi mondi così belli. Onorevole Pedà, anche lei è qui a manifestare a questa manifestazione così importante dei Madonnari. Sì, abbiamo aderito volentieri all'invito del comitato organizzativo. Sono delle manifestazioni importanti, sia che coniugano il momento culturale col momento così economico produttivo. Questa è una bella festa, c'è tanta gente, dà l'opportunità anche a chi vive il territorio di fare una passeggiata, di poter apprezzare le opere, magari di poter consumare e quindi spendere a Taurianova. È un'iniziativa lodevole, l'ho detto prima, Taurianova si sta dimostrando da questo punto di vista un'eccellenza. Dimentichiamo l'infiorata della Prologo, che è un'altra iniziativa che ormai è diventata di carattere nazionale. Io credo che ci sono i presupposti così per rianimare un po' il territorio, che economicamente attualmente è molto debole. Grazie onorevole, anche una battuta con l'onorevole Angela Napoli, le Taurianova Sedoc, questa la Taurianova positiva, la Taurianova bella, la Taurianova d'arte. La Taurianova che vorremmo tutti i cittadini che ci abitiamo, la Taurianova, la pagina che merita Taurianova, perché Taurianova è questa, non è quella negativa che tende sempre ad emergere. Oggi veramente, oggi queste tre giornate sono una cosa stupenda. Io ho visitato già una parte di lavori e mi sono anche emozionata di fronte ad alcuni lavori, perché vedo con quale passione i Madonnari espletano la loro arte e ci stanno inorgogliendo la città di Taurianova, quindi davvero bello, davvero. Abbiamo visto dei capolavori, maestro. Sto bene con gli occhiali? Sì, sì, sì. Benissimo. Non spara? Dei capolavori. Grazie, veramente grazie. Grazie quest'anno, anche a te che... quest'anno abbiamo messo su una squadra veramente eccezionale, si può vedere che praticamente anche a vista questo festival sta crescendo sempre di più. E abbiamo portato più artisti proprio dall'estero, abbiamo 4 artisti messicani, mentre l'anno scorso ne avevamo solo 2. E abbiamo artisti africani, abbiamo rappresentazione del Belgio, Argentina, poi ci sono quasi tutte le regioni italiane, soprattutto una grossa delegazione lombarda, fra Mantova, Cremona, Lodi. Abbiamo anche un easy rider, una ragazza che è arrivata in moto, si è presa le ferie ed è arrivata in moto da Lodi facendo tappa tappa per tutta l'Italia. È una cosa veramente affascinante. Tenera, questo è il quarto anno, grazie anche a te e grazie agli amici del palco, è cresciuto questo concorso veramente internazionale. Grazie a tutta la città di Taurianova e a tutti gli imprenditori, commercianti e le attività che appoggiano questa iniziativa, perché sono proprio la linfa vitale, proprio le attività, il territorio è la linfa vitale di questo festival. Vorremmo, io parlo per sentito dire perché non sono proprio sul territorio, vengo da Napoli,
però vorremmo un po' più di vicinanza da parte della, diciamo, del territorio politico, del territorio amministrativo, qualcosa di un po' più forte, perché se venite a vedere la politica dovrebbe fare il suo ruolo in queste. Sì, purtroppo dicono sempre che non ci sono fondi, però è importante questo Festival di Taverna Nuova, questa cultura che si sta recuperando, questa cultura del Madonnaro che si sta recuperando qui a Taverna Nuova. È un ritorno alle origini, è un ritorno alle origini in grande stile, è come una piccola vendetta di questo tipo di arte di strada, da umili artisti che andavano nelle feste patronali. Ancora ieri alla presentazione l'assessore alla cultura ci ricordava di quando lui era bambino, l'assessore ha un'età, e ricordandoci sta parlando di 50-60 anni fa, quando lui era bambino, e si ricorda che alle feste patronali lui vedeva questo personaggio misterioso, questo Madonnaro che arrivava. Quindi questa è testimonianza del fatto che l'arte dei Madonnari è sempre esistita, c'è sempre stata, è un'arte popolare. Prima si presentava in forma umile, in forma di persona singola, di persona misteriosa che veniva in questi festival. Oggi a Taverna Nuova, grazie anche, diciamo, ai media, ai social, a internet, a tutto quello che ci è stato facilitato attraverso i mezzi di comunicazione, grazie anche alla vostra presenza soprattutto di Telespazio e di altre reti locali. Questa mattina abbiamo avuto anche la vostra concorrente regionale più grande, abbiamo avuto anche Rai 3 che ci è venuta a trovare. Mi fa piacere qui. Sì, quando riusciamo, le notizie, certo, assolutamente. Taverna Nuova non solo quando c'è la notizia di cronaca, ma anche quando questo. Assolutamente sì, perché abbiamo proprio bisogno di questo. Questo è un antidoto alle brutte realtà. Io sono napoletano, vengo da una realtà difficile. Sono un ribelle, vengo, diciamo, dal turismo. L'imprenditoria turistica a Napoli, penso che anche chi lavora